E tu, oltre a essere, cioè, un giornalista, uno scrittore, sei anche un ideologo della pigrizia. Cioè, dici che il fare nulla sia uno degli stati della beatitudine dell'uomo. Però, in realtà, non fare nulla, io lo so perché faccio meditazione da anni, è una delle cose più difficili del mondo, in realtà. Infatti tu di cose ne fai tante, tra cui il golf. Ma tu sei veramente bravo a golf oppure no, ma ti diverti lo Allora, sono stesso? due cose diverse. L'ideologo della pigrizia è perché la pigrizia è uno stato mentale Sì, certo. totalizzante e di beatitudine, diciamo così. Io sono stato un grande lettore di tutti gli scrittori della Beat Generation e così un anno ho preso con mia moglie e siamo andati a cercare le radici della Beat Generation che sono a San Francisco. E l'origine di questo nome Beat. Questo nome Beat ha tante interpretazioni, quella a cui io credo di più è beatitude, cioè beatitudine. E questo percorso mi ha portato su un capo, adesso non ricordo il nome, dell'Oceano Pacifico, che c'è lì, dove questi scrittori si ritrovavano. Questa è una bellissima spiaggia che ha questo promontorio, mi sono sdraiato lì e ho capito che Kerouac, Ferlinghetti e tutta la Beat Generation che si facevano delle grandi canne e anche molto di peggio delle canne, però sdraiati su questa spiaggia, davanti a questo oceano, con queste rocce, con queste piante verdi, quella era, anche senza fumarmi nulla, eccetto il mio sigaro toscano che mi segue sempre, quella era veramente la beatitudine. E cioè la pigrizia, e cioè non fare Non c'è nulla. farne nulla. Sì. Sul golf, il golf è diverso, il golf è uno sport piuttosto faticoso, impegnativo, bisogna fare uno sforzo atletico notevole, ma ha a che fare con questo mondo, cioè con i prati, con gli alberi, col sole, con la natura, col mare, i campi di golf irlandesi, che sono il posto più bello dove sono stato, sono fatti così, sono questi fairway, questi green a picco sull'oceano, col mare sotto, con quella bella aria salmastra che c'è in Irlanda, e tu giochi e ti concentri perché è fatto di grandissima concentrazione mentale, il golf dipende molto dalla testa più che dalla capacità fisica, e questa concentrazione va in alternanza con la beatitudine, insomma. Però io in un campo da golf sono beato. E quindi tutti gli accidenti che uno ha nella vita, psichici e È un'isola fisici, felice il campo da golf, sì. 9 buche sono la cosa più bella che si possa fare in una giornata, insomma. Ok, hai già in mente un altro libro? Sì, l'editore che voglio ricordare, Mercurio Edizioni di Vercelli, è un piccolo editore piemontese, qui spendo una parola per l'editoria locale, è un'editoria che consente ancora di fare dei libri, che consente ancora di fare dei giornali perché ha costi più bassi naturalmente della grande editoria e offre delle opportunità anche diverse da quelle che un grande editore non ti può offrire. Quindi io sono stato contento, lui ma questo libro era uscito prima in versione ebook, l'avevo fatto per conto mio e aveva venduto abbastanza anche in versione ebook e prima ancora era uscito nel mio blog a capitoli. E poi questo editore l'ha letto, gli è piaciuto e mi ha detto ma no, facciamo una versione su carta perché non tutti sono così, diciamo, fanatici delle nuove tecnologie. E adesso però scherzosamente mi ha detto ma tu hai firmato un contratto con me e non ti sei accorto che lì c'è scritto che tu devi scrivere un secondo libro. Ovviamente non è vera questa cosa, ho riletto il contratto perché mi sono spaventato moltissimo, non sono uno scrittore né volevo fare un secondo libro. Però questa cosa qui in realtà mi ha un po' sfrugugliato e quindi diciamo che sto pensando a una cosa che abbia a che fare in parte con il giornalismo ma soprattutto col golf. Ho un titolo provvisorio che si chiama La leggenda di Benno Post e mette insieme Torino con una cosa americana, ma per ora sono al titolo. Io quando facevo giornalista la prima cosa che facevo erano i titoli e poi chi doveva scrivere i pezzi doveva adattarsi ai miei titoli. Cosa che ha fatto andare in bestia moltissimi collaboratori, ma anche quando scrivevo io i miei pezzi, io prima facevo il titolo e poi scrivevo il pezzo.
e perciò anche stavolta sono partito da scrittore, ma non so, probabilmente non farò niente, starò sotto una pianta a meditare.